Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno ai tantissimi ragazzi che sono con noi oggi stamattina, ne siamo molto felici. 40 anni fa, questa mattina, a Via Fani cambiò la storia del nostro paese. 5 uomini, 5 servitori dello Stato persero la vita e il presidente della Democrazia Cristiana fu sequestrato dalle Brigate Rosse. Per tutti noi, anche per chi, come la sottoscritta, all'epoca era abbastanza giovane, la data, lo shock, le emozioni di quel 16 marzo di 40 anni fa sono impresse nella memoria in modo indelebile, nitido. Sono ore, parole, immagini che nessuno ha dimenticato. Io credo che tutti noi ricordiamo perfino dove eravamo quando abbiamo appreso di Via Fani, della strage, del sequestro. Come d'altronde alle generazioni successive è accaduto poi quel martedì 11 settembre del 2001 per l'attentato delle Torri Gemelle. Ecco, il caso Moro ha la stessa forza dirompente, lacerante nella storia del nostro paese. È lo spartiacque, dicevo, della vita e nella vita della nostra democrazia. Sono passati 40 anni, abbiamo avuto faticosamente una verità giudiziaria, sono rimasti misteri, ambiguità, buchi neri, che la Repubblica italiana deve avere la forza e la lungimiranza di affrontare per fare luce, per dare verità. Innanzitutto alla vittima sacrificale di quell'attentato, alla memoria di Aldo Moro. Qualche giorno fa ho ascoltato nella bellissima intervista a Giovanni Moro di Ezio Mauro, tra l'altro sarà, dopo ve lo racconterò, sarà una delle iniziative che faremo in queste 55 giornate di memoria che stiamo organizzando al Maxi. Giovanni Moro, il figlio di Aldo Moro, con una lucidità che mi ha davvero colpita, perché è andato dritto al cuore, ha detto: la verità è l'unica forma di giustizia possibile, è la verità che fa giustizia. E soffermandosi su cosa significhi Moro oggi, ha aggiunto: è un fantasma, Moro è un fantasma che ritorna a ricordare di tutti quei doveri nei suoi confronti che non furono compiuti. Un fantasma che per questa ragione non è in pace e non lascerà in pace i vivi. Io, ascoltandolo l'altra sera, ho pensato inevitabilmente, facendo questo lavoro ora, a come gli artisti, adesso ovviamente arriverò anche a Francesco, a come gli artisti abbiano dato forma a questo fantasma. Vi cito solo due opere. Sorrentino, Il Divo, la storia di Andreotti, che racconta, non so quanti di voi l'abbiano visto, è un bellissimo film, che racconta l'apparizione di questo fantasma, proprio un fantasma. E ricordo anche Kentridge, un artista sudafricano, lontano da noi, che ha, dipinto sulla sponda del Tevere la storia di Roma e ha tratteggiato, diciamo, non dipinto, e ha ricordato quel fantasma. Quindi le parole di Giovanni Moro sono state raccolte da molti artisti. La nostra attenzione come Maxi e come crocevia di creatività artistiche, di passioni civili, parte proprio da qui, dal dramma dell'uomo, della sofferenza, della sua solitudine come persona,
e parte da un debito che anche il mondo della creatività artistica contemporanea sente di avere nei confronti di quel fantasma. Ecco, l'opera 3,24 metri quadri di Francesco Arena, che abbiamo voluto collocare in questi 55 giorni nella galleria della collezione, che è accessibile gratuitamente da tutti e che quindi accoglie i nostri visitatori, riproduce in dimensioni reali, poi ce ne parlerà Francesco, l'angusto spazio nel quale lo statista democristiano fu tenuto prigioniero. Tanto io desidero moltissimo ringraziare la Fondazione Nomas, Sciarretta, per questo comodato, perché quest'opera arriva al Maxi grazie a un comodato, un lungo comodato, quindi voglio ringraziarli. Noi esporremo quest'opera fino alla data fatale del 9 maggio, quando il cadavere di Moro fu lasciato in via Caetano. Questi 3,24 metri ci fanno proprio pensare, ci fanno immedesimare, ci fanno immaginare come Moro, nella sua esperienza proprio fisica, fisico-spaziale, da cui poi sono uscite le sue lettere, le sue testimonianze, viveva la storia d'Italia, viveva il susseguirsi degli avvenimenti, comunicati delle BR, la spaccatura tra partito della fermezza e partito della trattativa, l'avanzare erratico e, è la mia opinione, sostanzialmente forse scandalosamente inutili delle indagini, e viveva tutto questo dalla atroce e claustrofobica prospettiva di quei 3,24 metri quadri. Uno spazio probabilmente di dimensioni simili, insomma, all'altro angusto spazio che fa da quinta scenica dell'atto finale di questa tragedia, il cofano posteriore della R4 in cui il corpo di Moro fu poi ritrovato. Ecco, l'arte serve anche a questo. Io voglio solo introdurre questa giornata e quindi mi fermo qui. Mi fermo dicendovi perché abbiamo voluto fare questo progetto. Perché l'arte serve a immedesimarci nelle tragedie individuali, collettive, a penetrarne il senso più imprescrutabile e buio. Sarà lo stesso Francesco Arena oggi a darci tra poco una sua riflessione, però voglio dire e ricordare che l'opera di Arena, lo dico ai ragazzi che poi attraverseranno anche le nostre sale, l'opera di Arena dialogherà con altri lavori che dialogano e che evocano quella tragedia: il terrorismo rosso, la difesa delle istituzioni democratiche, la lunga catena di caduti. Innanzitutto ricordiamolo, tra i magistrati e le forze dell'ordine. Le altre opere che dialogano con l'opera di Francesco Arena sono Il processo di Rossella Biscotti, che ci porta poco distante da qui, nell'Accademia della Scherma di Luigi Moretti al Foro Italico, che diventò allora l'aula bunker, sede dei processi storici, tra cui anche il processo del delitto Moro. E poi un altro artista, Flavio Favelli, con J e B, che con verità, anzi varietà, scusate, questo è un lapsus non casuale, varietà, un'altra opera, indaga sul mondo dell'informazione, sulla rappresentazione istituzionale. Sono i tre francobolli che abbiamo utilizzato per l'immagine dell'evento. Allora, io sono molto molto felice che Luciano Violante abbia accolto il nostro invito a essere qui con noi oggi. Lo ringrazio moltissimo per essere qui. Non ha bisogno di molte presentazioni, forse però per i ragazzi che sono seduti qui invece un po' di presentazione io le farò. Dunque, Luciano Violante. Innanzitutto Luciano Violante, giovanissimo, era assistente di Moro all'Università di Bari. Poi docente di diritto e procedura penale, magistrato, giudice istruttore a Torino e in seguito all'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.
nella stagione più cupa del terrorismo e delle trame. Quindi veramente quale miglior testimone anche di quell'epoca, naturalmente presidente della Commissione parlamentare antimafia dal 92 al 94 e poi presidente della Camera dei Deputati, che ho avuto anche il grande onore di, insomma, di conoscere in quella stagione. A Luciano Violante abbiamo chiesto un'analisi del contesto in cui si verificò la strage, una valutazione della risposta dello Stato, della politica, la trattativa sì o no, le lettere di Moro prigioniero, la presenza dei partiti di massa e dei sindacati nella risposta al terrorismo e alle trame che prima, durante e dopo il caso Moro hanno segnato la nostra storia. Luciano ci darà certamente a tutti noi spunti, argomenti, connessioni per non dimenticare. E tra l'altro voglio ricordare che sono passate, pensate ragazzi, siamo nel 2018, sono 40 anni, sono passati 40 anni. Sono passate solo poche settimane dalla conclusione dei lavori dell'ennesima commissione parlamentare, istituita nel 2014, se non sbaglio, che ha messo sul tavolo nuove rivelazioni, nuovi riscontri, anche molto inquietanti, sulle reali dimensioni e sugli intrecci nascosti che stanno dietro all'ideazione, alla gestione e all'epilogo della vicenda. Insomma, questo per dire a tutti voi che questo pezzo della storia d'Italia è ancora oggetto di indagine, di ricerca, di comprensione e di ricerca della verità. Cito brevissimamente alcuni degli appuntamenti che accompagneranno queste giornate. L'11 aprile presentiamo il libro di Marco da Milano, Un atomo di verità, un libro sulla storia di Moro. E il 3 maggio proiettiamo il documentario prodotto da Sky Arte con la regia di Giuseppe Bianchi, L'immagine di Moro. L'11 maggio animeremo la sala, la galleria della collezione con uno spettacolo teatrale curato da Luca Archibugi, che ringrazio essere qui con noi oggi. Il 18 aprile verrà proiettato al Maxi Il condannato, cronaca di un sequestro, appunto il film documentario di Ezio Mauro, e avremo con noi qui il figlio dell'autista della scorta, Ricci. E il 19 aprile Bellocchio che ci parlerà del suo film storico Buongiorno Notte. Ecco, io vi saluto, il Maxi è questo, è una grande piattaforma di futuro ma anche di ricerca nelle nostre radici. C'è un filo invisibile che stamattina ho scoperto leggendo Repubblica, sta rieditando il giornale di quegli anni, e oggi vedendo quel giornale, e non potevo non dirlo, ho scoperto che c'è un altro filo invisibile che collega, diciamo così, il nostro lavoro. Probabilmente la mattina del 16 marzo, i giornali che Moro stava sfogliando in auto nel tragitto prima di imboccare via Fani, titolavano sul bombardamento di Beirut, che stava diventando una città sfigurata da un conflitto interminabile, la cui ricostruzione oggi è ancora in corso, una ricostruzione sociale e civile. Allora, al Maxi noi abbiamo raccontato con una mostra che spero veniate a vedere, una mostra che si chiama Home Beirut, attraverso lo sguardo di una trentina di artisti, come quella città sta cercando ancora oggi, dopo 40 anni, dopo quelle ferite, di ricostruire la sua dignità civile e sociale. Ecco, dopo 40 anni c'è ancora molto da fare. Grazie per essere qui. Allora, ora
entriamo nel vivo di questa mattinata di riflessione e dando subito la parola a Francesco Arena, l'artista di cui la Presidente Melandri ha raccontato l'opera. Quest'opera che ci fa vedere, toccare con mano che cosa può essere la prigionia di una persona per 55 giorni dentro 3 metri e poco più di spazio. La Presidente Melandri diceva: quel giorno, quella data è rimasto impresso nella memoria di chiunque c'era. Io ricordo dove ero studente universitario, cioè giovane militante politico, mi ricordo molto bene l'emozione di quella giornata. E invece Francesco Arena non c'era, perché è nato poche settimane dopo l'epilogo, l'assassinio di Moro, la R4 rossa via Caetani. E quindi la domanda che io porrei a Francesco, perché è una domanda che mi sono posto tutte le volte che ho visto in questi giorni, continuando a ragionare su quest'opera, ma come mai una persona che di quella vicenda ha saputo dopo, immagino parecchi anni dopo, ne è rimasto talmente coinvolto da farne oggetto della propria creazione artistica? Credo che sia una domanda importante, ma soprattutto è la risposta importante quella che attendiamo. Grazie Francesco. Buongiorno. Allora, un'opera nasce da tutta una serie di, come dire, di suggestioni. Non nasce solitamente da un'immagine unica. Cioè, solitamente invece l'opera appunto nasce dalla confusione, dal caos, da una serie di pensieri che si accavallano e si sedimentano, no? Poi questi pensieri si sovrappongono uno all'altro e diventano un'altra cosa. La cosa interessante è che poi appunto questa confusione, questo caos genera un'immagine finita in qualche modo, o un oggetto finito. È la stessa cosa per questo lavoro, che è del 2004, di 14 anni fa, che era nato per una mostra a Roma, in una galleria che si chiama Monitor. E la gallerista Paola Capata mi aveva invitato a fare una mostra in galleria, e perciò ho cominciato a pensare, insomma, a come potevo intervenire nello spazio della galleria, del perché fare una mostra a Roma, di cosa significa anche Roma, di cosa rappresenta, dell'incredibile sovrapposizione, no, di cose che è la città, di eventi, di storia. Cioè, chi non è di Roma viene a Roma e va a vedere tante cose, cose che riguardano la storia dell'uomo da millenni. Luoghi, perché abbiamo bisogno di andare a vedere dei luoghi, no? Di toccare per mano i luoghi dove sono accadute le cose per capirle. Questo viene anche da una questione culturale, no? Evidentemente, anche la necessità, se pensiamo, del pellegrino di spostarsi per andare a vedere dove una cosa è accaduta, per capirla meglio in qualche modo. Perciò da questa serie di riflessioni, oltre al fatto fondamentale poi che ogni opera, almeno per quanto mi riguarda, è in qualche modo un mio autoritratto per interposta persona o per interposta storia, da tutte queste cose è nata quest'opera. Perché appunto a Roma ho pensato che un luogo fondamentale per la nostra storia politica, sociale, recente, era in realtà assente, non era fruibile, era invisibile, e in quanto tale, in quanto non visibile, ecco, interessante la questione del fantasma, in quanto non visibile, come dire, difficilmente decifrabile, no? Qualcosa che ti sfugge, che non riesci a capire sino in fondo, a cogliere. Allora, dopo una serie di ricerche, di cose, insomma, sono riuscito a trovare questo luogo, a visitarlo, a vedere questo segno sul pavimento, che era questo segno che era rimasto sul pavimento di questo appartamento, questo segno che era il segno dell'intercapedine che era stata costruita davanti alla parete per appunto creare una parete falsa.
Interessante, perché poi questo pavimento, proprio l'anno successivo, mi pare nel 2005, è stato smantellato, perciò l'unico segno che era rimasto visibile di questa cosa è stato cancellato, anche perché giustamente l'appartamento era di proprietà privata. Penso che sia stato molto complicato anche per 40 anni, per chi ci ha vissuto, per le varie famiglie che si sono succedute, vivere in questo spazio così saturo di significato. Allora, da questo pavimento, da questa semplice misura, insomma, ho ricavato quelle che erano le dimensioni della cella. Poi naturalmente ci sono le interviste dei brigatisti, ci sono gli atti processuali, cioè ci sono tanto altro materiale su cui si può fare affidamento. Ci sono anche le fotografie di Moro, no? In cui si vede che il prigioniero è in questo spazio piccolo, ristretto. Di conseguenza ho deciso appunto di realizzare, di rendere concreto questo spazio nella sua nudità, nella sua semplicità, senza orpelli, senza aggiungere niente. Quando l'ho presentato, infatti, qualcuno mi aveva detto: ma non c'è la bandiera che c'è dietro Moro? Quando dico: ma perché la bandiera è qualcosa di altro, è qualcosa che non riguarda l'architettura, è qualcosa che non riguarda il confronto con un corpo. A me non interessava. A me interessava che l'opera avesse due punti di vista, uno esterno e uno interno. Ecco perché l'opera è una cassa di imballaggio, è qualcosa che perciò tu puoi vedere esternamente come fosse un monolite, come fosse una scultura minimalista, ed è qualcosa per cui tu poi puoi entrare, perché appunto è una scultura. È una scultura in quanto tale, ha dei pieni e dei vuoti. La scultura, no? Henry Moore diceva, è fatta tanto di pieno tanto di vuoto. Il vuoto è altrettanto importante quanto il pieno, perché senza il vuoto non puoi percepire il pieno, no? Tutto lo percepiamo attraverso i due opposti. La vita la percepiamo attraverso la morte, l'amore attraverso l'odio, eccetera, eccetera. La sete, no? L'acqua attraverso la sete. E perciò l'opera appunto questo è tutta questa stratificazione di pensieri su che cos'è anche una scultura, su a che cosa serve una scultura, anche su che cos'è un monumento. Che qualcuno mi ha chiesto: questo è un monumento a Moro? No, non è un monumento a Moro, non è quello, non è proprio necessario, credo, è qualcos'altro, è un è un'opera appunto che cita tante cose, parla di tante cose mescolandole insieme, e poi tutte queste cose ognuno le interpreta come vuole, come desidera. Per me la cella era importante perché, come dire, è uno spazio fisico in cui un corpo ha subito una trasformazione. Noi siamo un corpo fondamentalmente, no? C'è anche una regola giuridica, mi pare che si chiama habemus corpus, se non sbaglio. Cioè noi siamo un corpo e siamo molto mente anche, no? Siamo molto filosofia, però abbiamo un corpo, e abbiamo un corpo che perciò ha una dimensione, è un corpo che si muove nello spazio, un corpo anche che gioisce o che soffre, e non possiamo trascendere da questo, non possiamo, è fondamentale come cosa. E la cella è il luogo dove un corpo appunto subisce una trasformazione, dove il corpo di Moro subisce una trasformazione, un corpo abituato a ben altri spazi, anche abituati agli spazi del potere in qualche modo, e dove anche, come dire, la figura proprio politica e pubblica di Moro subisce una trasformazione. Da potente uomo politico democristiano diventa un uomo prigioniero, no? Che scrive delle lettere, che si preoccupa per la moglie, per i figli, cioè, come dire, diventa qualcosa di vicino in qualche modo, qualcosa di tangibile. E perciò appunto la cella è un luogo di trasformazione. Infatti la mostra nel 2004 si chiamava Laboratorio, l'avevo intitolata, proprio perché la cella era intesa come luogo di trasformazione, come un laboratorio. E perciò la cella è un luogo di trasformazione per Moro, ma è anche un luogo di trasformazione poi per quella che è l'Italia in quel momento. La cella è un luogo durante quei 55 giorni in cui qualcosa cambia. È interessante anche questo fatto dei 55 giorni, che l'opera sia esposta qui per questo tempo definito, chiaro che è un tempo strano perché non è il tempo di una mostra, perché appunto tutto si trasforma appunto in un determinato tempo. Allora, 55 giorni in cui le cose cambiano. Quest'opera poi, come dicevo, è un mio ritratto, perché giustamente io sono nato nel giugno del 78, perciò sono nato a bocce ferme, e sono cresciuto in una famiglia democristiana,
dove mio nonno era un convinto democristiano, dove a pranzo la domenica si parlava sempre di politica, parlava lui con i miei zii, spesso litigando con qualche fidanzato perché era comunista. E allora, insomma, sin da bambino ricordo queste discussioni sull'ADC, sul governo che cadeva, che faceva, e su una cosa particolare, perché mi ricordo che solitamente era abitudine di mia madre andare la sera a trovare mio nonno, che rientrava dai suoi giri di lavoro, e lui solitamente la sera ci dava a noi nipoti dei cioccolatini, questi cioccolatini che venivano dall'ADC. Venivano dall'ADC perché mio nonno era faceva il mediatore, e l'ADC era praticamente la sede del partito in paese, e la sede del partito era un luogo fondamentale dove, per la vita sociale del paese, dove si incontrava, si facevano anche affari, si faceva un po' di tutto, insomma. Ed era abitudine perciò di chi si incontrava lì la sera anche di fare una partita a carte per passare un po' il tempo, e anziché giocare con dei soldi giocavano con delle cioccolate che compravano nella sede del partito. Era anche un modo per finanziare in qualche modo la sede, evidentemente, e si giocavano questi cioccolatini, e lui poi ci dava questi cioccolatini democristiani, ci dava. Però per me era interessante questo fatto qua dell'ADC, sentivo sempre cosa l'ADC, ma che nome strano per una persona, pensavo. Siccome mio nonno era vedovo, pensavo che avesse una fidanzata che si chiamasse in qualche modo. Perciò di conseguenza, appunto, dicevo che tutte queste cose, poi naturalmente a distanza di anni, questi ricordi vocali in qualche modo ritornano, e quando sei più grande incominci a decifrare, no? Decifrare il mondo in cui vivi, a capire che cosa significano determinate cose, di conseguenza cosa significano determinati ricordi anche di infanzia, queste cose prendono una forma, prendono. E per me queste cose hanno preso la forma, appunto, di questa scultura. Ecco perché dico è un autoritratto anche in qualche modo, perché parla anche, sembra strano può sembrare, però come dire, è un'opera legata ad una vicenda tragica che però per me è legata anche a qualcosa di estremamente caldo e di estremamente piacevole, come appunto i ricordi di un bambino legati al nonno. E perché poi alla fine un'opera è così, no? È composta appunto da tutte queste cose che si mescolano. Forse ho detto tanto. Anzi, siamo enormemente grati a Francesca Arena, non solo per l'opera, ma per questo racconto che ci ha emozionato e ha dato una risposta molto oltre le attese che avevamo sulla genesi di questa opera e sul significato di questa opera. Quindi grazie davvero all'artista, e ora diamo la parola al presidente Luciano Violante. Grazie. Ma ha detto Giovanna, appunto, che mi è capitato di essere allievo, poi assistente per poco tempo di Aldo Moro. Vi racconto due piccoli aneddoti per capire chi è la persona. Appena dopo la laurea mi chiese se volessi essere assistente alla cattedra di diritto penale a Bari. E io allora dirigevo un piccolo settore della Federazione Giovanile Comunista. Dissi: presidente, io sono comunista. Perché sapevo che qualcuno non era d'accordo su questa proposta che mi avrebbe fatto. Lui mi guardò freddamente negli occhi e disse: dottore, lei mi sta offendendo. Io entro a lavorare. Mi richiamo, ecco, poco prima era capitato, quando ero ancora studente, si portava come libro di diritto penale un manuale molto impegnativo di un professore che si chiama Bettiolo, molto ideologico, molto impegnativo, un libro di Moro scritto metà in tedesco, metà in italiano. Era difficile capire quale fosse la parte più chiara delle due, devo dire, perché Moro aveva una lingua un po' pesante, perché molto legata alla lettura del reale. E un paio d'anni dopo, ero già assistente, il commesso mi dice: dottore, il presidente Moro la sta cercando. Era capitato questo, che un mio amico, che poi è diventato
CEO di una grossa multinazionale cinese, quindi nel senso degli affari, mi disse: Luciano, tu conosci il tedesco, sai stenografare, perché non facciamo una sintesi di questa dispensa molto difficile sulla quale quasi tutti sono bocciati, in modo che la vendiamo? Dissi: guarda, la sintesi la faccio, venderla non sono capace, a quello ci penso io. Disse. Insomma, ci compriamo la macchina entrambi, per dirla rapidamente. Il business riuscì. Temevo che questa cosa prima o dopo, insomma, avrebbe suscitato qualche problema. Comunque andai da Moro e Moro mi disse: dottore, non so se lo sa, io non prendo diritti sui miei libri. Io dissi: no, non lo so, però lo apprezzo. Però mi dice il mio editore che da 2 anni nessuno compra più Unità e pluralità di reati, che era il libro che avevamo. E io dissi: guardi, capisco, presidente, vede, essendo un libro un po' complesso, non tutti conoscono il tedesco, nessuno lo conosceva, abbiamo pensato di semplificare alcuni passaggi un po' per una guida alla lettura del libro, e l'ipocrisia era sostitutivo, non era una guida. E lui mi disse: ma guardi, non è questo il problema, permette che le consegni un insegnamento? E sì, certo, grazie. Vede, bisogna, lo dico anche a tutti quanti voi perché è interessante, bisogna distinguere tra semplificare e banalizzare. Chi semplifica toglie consapevolmente il superfluo. Chi banalizza toglie inconsapevolmente l'essenziale. Se vuole può andare. Avevo capito che avevo banalizzato. Era questo che voleva dirmi. Ma insomma, era un uomo che parlava in questi termini, con una profondità di pensiero, complessità di linguaggio e molto. Fermo questo, oggi parliamo di Aldo Moro, 16 marzo, però come ha fatto Giovanna, io vorrei fare anche questo, a me è capitato di essere sotto scorta dal 1974 al 2016, quindi ho conosciuto generazioni per terrorismi, mafie e cose varie, e quindi conosco la vita delle scorte. La cosa trovo che un sentimento di civiltà che deve unirci oggi è quello di ricordare non solo il sequestro di Aldo Moro, ma anche l'assassinio di 5 giovani, che hanno consentito a Moro di fare quello che lui ha fatto in vita e che sono morti nel tentativo di poter continuare a consentirlo. Allora io credo che questi uomini si chiamavano Raffaele Iozzino, 25 anni, Oreste Leonardi, 52, Domenico Ricci, 42, Giulio Rivera, 25, Francesco Zizi, 30. Chiederei, se non abuso della vostra pazienza, 30 secondi di silenzio per loro. Vi ringrazio, non è sufficiente. Ecco, sapete perché? Perché l'Italia è fatta di uomini che sono in vista, che hanno grandi responsabilità politiche e civili, che noi ammiriamo, vediamo, ma la forza dell'Italia è data dalle persone umili, quelle che lavorano tutti i giorni duramente, e che magari rischiano la vita per altri, e che sanno che se succederà qualcosa a loro non ci saranno scuole intestate, non ci saranno strade, non ci saranno piazze, non ci sarà memoria, e lo fanno lo stesso, perché ci credono, e perché credono che svolgere un compito civile con professionalità, serietà, rigore, è un compito di cittadinanza responsabile. Allora noi non dobbiamo scindere nella nostra memoria i morti di serie A e i morti di serie B. Una nazione civile non fa questa distinzione. Che davanti alla morte si dice sempre: siamo tutti uguali. Allora siamo tutti uguali, tutte le vittime sono uguali. E tutte vanno ricordate in modo analogo. Poi capiamo benissimo che Aldo Moro è una cosa e quella scorta è un'altra nella storia del nostro paese. Però quando si muore perché quell'uomo illuminato possa svolgere il suo lavoro, io credo che un sentimento di riconoscenza vada rivolto anche a loro. Allora,
Io qui non siamo per commemorare. Commemorare è una cerimonia fredda che mette in fila i ricordi senza cogliere il senso. Vedete, lo dico a voi ragazzi e ragazze soprattutto, c'è una differenza tra il ricordo e la memoria. Il ricordo è la fotografia fredda, la memoria è lo sforzo di cogliere il senso degli avvenimenti, di cogliere il significato di quello che è accaduto, di sforzarsi di capire che rapporto passa tra noi e quella cosa che c'è stata, quell'avvenimento. C'è un rapporto, non c'è, è confinato nella storia o ha qualcosa a che fare con noi. E questo vuol dire fare memoria. E oggi siamo per fare memoria. Perché vedete, se non si fa memoria, non si ha neanche identità. Perché l'identità è fatta continuamente dal nostro rapporto con la storia. E chi non ha questo rapporto con la storia non può costruire neanche nell'oggi e nel domani, perché perde, è sperso. Chi non sa da dove viene, che cosa c'è stato prima di lui e di cosa è figlio nella storia di un paese, non sa neanche chi è lui adesso, in questo momento. Io credo che un certo disorientamento, anche che certamente ha, specie nelle fasce più giovani, la società italiana, ma non solo questa italiana, quella italiana, è il rapporto con quello che c'è stato, che a volte è raccontato come una sentina di vizi da chi non l'ha mai vissuta, non ha mai capito nulla, come nelle storie di tutti i paesi ci sono stati i vizi e le virtù, i vizi e le virtù. Però come se parlassimo solo delle virtù senza i vizi non saremmo onesti, se parliamo solo dei vizi senza le virtù non siamo ugualmente onesti. Sono due forme di disonestà diverse. E quindi perciò rilasciare, capire, fare memoria, cogliere il senso degli avvenimenti rientra nei doveri civili. E perché questa memoria? Perché, come dirò verso la fine, l'Italia di oggi è figlia di quella strage. Le cose che non sono avvenute per effetto di quella strage ci hanno condizionato profondamente e ci condizionano tuttora. La strage di Via Fani, il sequestro di Via Moro, accade negli anni 70. Se dovessi dire cosa sono stati gli anni 70, userei questa formula: il sangue e i diritti. Il sangue e i diritti. Perché il sangue? Gli anni 70 si aprono con la strage di Piazza Fontana, 12 dicembre 1969, e si chiudono il 2 agosto 80 con la strage di Bologna. Tra quegli anni ci sono stati 197 uccisi individualmente dal terrorismo, 135 vittime di stragi, 39 vittime di violenza politica varia, in totale 428 morti, oltre 1000 feriti, una parte con danni permanenti, circa 15.000 attentati. In nessun paese sono stati ammazzati così tanti magistrati come in Italia. Non in Francia, non in Germania, non negli Stati Uniti, nessun paese civile. Perché i magistrati, solo, specie quelli che facevano indagini, giudici istruttori o procuratori della Repubblica, erano sul confine, no? Erano quelli che facevano indagini, spiccavano i malati di cattura, interrogavano i detenuti, quindi erano la prima frontiera. Per dirvi che cosa significava quel lavoro, io facevo, fino al 77 ho fatto il magistrato per il terrorismo a Torino, poi nel 77 il ministro Bonifacio, ministro della giustizia, mi chiamò a Roma per avviare una forma di coordinamento tra le procure che si occupavano del terrorismo, perché allora non c'era nessun ufficio di coordinamento, non come adesso sulla mafia, eccetera. E quindi nel Natale, pochi giorni prima di Natale del 1978, quindi nello stesso anno dell'assassinio, ero a Milano a parlare con Emilio Alessandrini. Si parlava anche di questi problemi. Per dirvi una cosa, le assicurazioni generali rifiutavano di fare l'assicurazione sulla vita a un certo numero di noi magistrati, ritenevano che il costo non valesse la candela, insomma. Era troppo, non conveniva, ecco. E Emilio mi disse questo: ma guarda,
Sì, qualcuno di noi ci resterà. Però quello che ci dà fiducia è di sapere che al tuo funerale non verranno solo quelli che ti hanno conosciuto, ma verranno migliaia di persone che non ti hanno mai visto, ma hanno saputo che sei morto per loro. Emilio fu ammazzato poche settimane dopo, a gennaio. Questo era, scusate, il clima in cui ci si muoveva. Dico il sangue e i diritti. Gli anni 70 sono gli anni dei grandi diritti civili degli italiani. Adozione speciale, divorzio, asili nido, maggiore età 18 anni, riforma del diritto di famiglia sull'eguaglianza tra i coniugi, i consultori, tutela sociale della maternità e interruzione della gravidanza. Ho trovato questa frase bellissima che è l'articolo 1 della legge sugli asili nido. Gli asili nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini per assicurare un'adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale. Questa è civiltà, eh? Questa è civiltà. Questo è il clima degli anni 70. Accanto a questo ci fu il sangue. C'è un rapporto tra le due cose. Naturalmente qui faremo un po' di ideologia, è difficile dire. Certamente si sparava anche sull'evoluzione democratica del paese, che avrebbe messo da parte qualunque tentativo o velleità insurrezionale, era questa la questione. Ma il fenomeno non fu solo italiano. In Germania ci fu la Rotermefaktion, una, come dire, una consorella delle Brigate Rosse. In Francia c'era Action Directe, che era un altro meccanismo. Nel Nord Irlanda c'era un altro terrorismo, in Spagna c'era... E l'Europa, ne aveva, e gli Stati Uniti anche. Cioè c'era la violenza armata aveva attraversato un po' tutto l'Occidente, con gravi effetti. Noi combattemmo e vincemmo il terrorismo con gli strumenti della legalità. Altrove no. A Stammheim, che era un carcere di massima sicurezza tedesco, in cui erano stati reclusi il nucleo di comando della Rotermefaktion, i tre capi si suicidarono in carcere con una pistola che era entrata nel carcere di massima sicurezza. Una pistola non entra nel carcere di massima sicurezza se qualcuno non ce la fa entrare. E siccome nella cella c'erano le microspie, i responsabili del carcere sapevano benissimo che la pistola era lì e quei tre volevano suicidarsi. Li lasciò suicidare. Ecco, noi non siamo mai stati Stammheim. L'Italia non è mai stata Stammheim. E questo credo che vada al nostro onore, perché lo scontro l'abbiamo vinto con gli strumenti della legge e della democrazia. Non era facile, perché mentre si faceva il sequestro di Via Fani, a Torino si celebrava il processo al nucleo storico delle Brigate Rosse, al nucleo di comando, avviato nel 1976, ma poi rinviato perché a Genova era stato ucciso il procuratore generale Silvio Coco, che si era opposto alla liberazione di un gruppo di terroristi chiesta dalle BR come contropartita della liberazione di Giudice Sossi. Nel 77 era stato ucciso, mentre cominciava il processo a Torino, il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, che si era proposto di assumere lui la difesa di ufficio, le BR non volevano difensori. Quindi il 78 era il terzo tentativo che si faceva, e si fece perché finalmente si trovarono i giurati e gli avvocati trovarono, come dire, un modo per affrontare coraggiosamente quella prova, perché erano minacciati di morte tutti quanti. La posta in gioco in quel processo era se eravamo capaci di fare un processo con le regole del processo o se avremmo fatto come Stammheim, insomma, andati brutalmente alla chiusura, eccetera. Non si andò brutalmente alla chiusura, in quel processo si furono condanne adeguate, 14 assoluzioni, perché alcuni dovevano essere assolti, quindi dimostrammo che si poteva fare. All'interno di quel processo avvenne la prima rivendicazione della strage di Via Fani, che fu fatta lì, in quel carcere, quindi qualcuno aveva messo in comunicazione quando ancora le cose non erano chiarissime. Questo degli anni 70. Chi erano le Brigate Rosse?
come ho accennato prima, le brigate rosse fanno parte di un fenomeno molto diffuso nel mondo occidentale, nascono da un nucleo che comincia a contestare l'idea che ci potesse essere un partito, il Partito Comunista, che andasse al governo tramite un'intesa con la Democrazia Cristiana. Era questa la questione in fondo, ve ne parlo altro momento. E entrambi i partiti avevano, per capirci, circa il 55-60% dei voti, ecco. Avevano milioni di iscritti, quindi erano partiti che hanno niente a che fare con quelli di oggi, erano profondamente radicati nella società italiana. E le Brigate Rosse partono da piccoli attentati, man mano fanno un'escalation fino agli omicidi e così via. Ci sono varie generazioni, la prima generazione è una generazione, diciamo, più colta, e man mano si va. La terza generazione erano ragazzotti presi un po' per caso, che non sapevano neanche bene quello che facevano. Dico questo perché quando cominciarono i primi processi, un importante magistrato, di cui non faccio il nome, ma tutti lo conoscono perché poi è stato ucciso anche lui, ma dall'Ndrangheta, diceva: ma questa è roba di voi di sinistra, andate a interrogare voi. La cosa era un po' fastidiosa, naturalmente, poi di sinistra o meno rischiavamo la vita come gli altri, comunque vabbè. Però quando facevi gli interrogatori era molto interessante, loro la ponevano sul piano della dialettica filosofica, la distruzione dello Stato, pre-marxista, insomma, o marxista antica. E però non affrontavo mai il problema serio della struttura dell'organizzazione. E per dirvi, quando in commissione stragi ci troviamo a interrogare alcuni collaboratori di giustizia, si chiamano pentiti allora, io avevo vicino a me Sciascia, seduto. Dovevo interrogare un collaboratore, un pentito, e andavamo con le domande preparate per essere più pronti, no? E io avevo le mie, lui aveva le sue. E lui mi disse: ma tu che domande fai? Dico, mi passa il foglietto. Io facevo domande, come dire, da inquirente. Cioè, dove eravate, cosa facevate, chi vedeva l'ordine di uccidere, le armi dove tenevate, cose, insomma, banali se volete. E lui dice: ma tu sei il solito poliziotto. Cioè, tu che domande stai? No, io voglio capire il loro sostrato culturale. Dice: ma guarda, questi leggevano giornali pornografici e Topolino, cosa credi? Ma no, siete voi. Vabbè. Partito interrogatorio, Sciascia chiede, conosce la madre. La madre è un grande romanzo di Gorky sul terrorismo. La risposta fu: la madre di chi? Cioè, lei conosce Gorky, non faceva parte del nostro gruppo. E beh, allora, capito, a quel punto la partita era chiusa, quindi forse avevo più ragione io di Sciascia. Ma insomma, c'erano in molti intellettuali, c'era questa idea che lì ci fosse un sedimento profondo dal terrorismo russo, possiamo dire, non era così. Comunque erano persone che arrivarono a contare 150, 200, 250 regolari, regolari vuol dire entrati in clandestinità, disponevano di armi. Avevano tra l'altro delle armi in qualche modo simboliche. Per i grandi omicidi la stessa arma girava, lo capimmo dopo, la stessa arma girava. Ma sapete quale fu il momento di crollo delle Brigate Rosse? Questo innanzitutto. L'assassinio di Moro fu il punto più alto, però cominciò il declino. Come l'assassinio di Falcone e Borsellino per la mafia è stato il punto più alto, poi è cominciato il declino perché non hanno retto la risposta. E quindi la questione di fondo era un po' questa. Fecero un po' di più di quello che potevano reggere, potevano fare. Però chi era Aldo Moro? Guardate, io vorrei evitare che voi lo metteste nel catalogo. Siamo in un museo, quindi. Tra le vittime, no? Questa retorica, come dire, della misericordia non ci fa capire. Non possiamo, come non possiamo mettere Falcone o Borsino soltanto come vittime di quelle stragi, non possiamo mettere Moro solo come vittime. Moro ha avuto una storia. È stato un componente importante della vita politica italiana. E in che senso? Beh, innanzitutto era il candidato più autorevole alla presidenza della Repubblica in quella fase. Poi andò Pertini, che, perché ricorda queste cose.
Ecco, vedo che c'è qui da Milano, lui ha scritto un libro bellissimo, gliel'ho detto anche, che voi presenterete nei prossimi giorni, credo che sia il migliore uscito in questo giorno. A pagina 138, non me la so portare qui, ti chiedo scusa, se potete prendere un appunto, quando c'è una fotografia chiarissima del ruolo di Moro in quel momento. Qual era il problema? Il problema è che negli anni 70 erano accadute una serie di cambiamenti profondi nella società italiana. Era emerso il femminismo, ma i partiti erano maschilisti. Era emerso l'ambientalismo, ma i partiti erano industrialisti. C'era una grande crisi economica che non sapeva come fronteggiare. C'erano stati le stragi fasciste che dimostravano con alcune coperture di pezzi degli apparati dello Stato, non di tutti, ma di pezzi degli apparati dello Stato, che dimostrava che la Democrazia Cristiana non riusciva a controllare più gli apparati dello Stato. C'era il terrorismo rosso, che dimostrava che il Partito Comunista non riusciva più a capire bene, a controllare quello che accadeva nella società. Insomma, erano partiti che erano in difficoltà rispetto a quello che cambiava nella società italiana. C'è una cosa un po' più complicata, ma la spiego semplicemente. Era cambiato il modo di produzione. Cioè la grande fabbrica stava scomparendo. Che cos'è la grande fabbrica? In un luogo, Pirelli a Milano, Fiat a Torino, in cui accorrono ogni giorno migliaia e migliaia di lavoratrici e di lavoratori da tutte le città vicino, da tutte le province, spesso anche da altre regioni, per lavorare lì. E lì sindacati, tutti i sindacati, e partiti, tutti i partiti, vedo che non si riesce a sfuggire al telefonino, ma non c'è linea, guarda, quindi dicevo, e tutti i partiti incontravano i loro referenti. Incontravano lì tutti e ciascuno di quelli, tornando nel quartiere, nella città, nella provincia, nella regione, trasmettevano il verbo, l'ordine, la parola, l'analisi. E capite che tutto questo creava una macchina di comunicazione circolare. Lì si diceva, no, guarda, questa cosa è sbagliata perché lì sta accadendo questo. E il dirigente politico sindacale capiva cosa stava accadendo. Quando la grande fabbrica si scompone perché vengono fuori modi di produrre diversi legati alle nuove tecnologie, all'informatizzazione, eccetera, i partiti non riescono più a trovare i loro referenti. Questo fu un altro momento di crisi. Rispetto a questo momento di crisi ci fu la scelta della unità nazionale, del compromesso storico, una scelta che Moro da una parte e Berlinguer dall'altra patrocinarono. Una scelta che non era gradita ai partiti, agli elettorati, DC e PC. La DC non la voleva, il PC neanche. Nel PC, che era un partito sostanzialmente ordinato, diciamo così, si diceva meglio sbagliare con il partito che avere ragione da soli. No, c'era questo, ha deciso Berlinguer, abbiamo fiducia. E vabbè, non siamo d'accordo, magari ha ragione lui, no? La DC non c'era, era un partito un po', come dire, un po' più regolare, quindi non aveva questa cosa. E ci fu uno straordinario discorso di Moro che fece i gruppi democristiani, in cui se guardate che il problema non è cedere, il problema è aprire una fase nuova. Sia chiaro che non possiamo continuare ad essere l'unico partito che governa, come era stato da 1948 in poi. Abbiamo bisogno di una fase di arricchimento anche nostro. E chissà che il rapporto con noi non faccia cambiare anche alcuni aspetti del Partito Comunista. E si andò, io sostenni allora, quella ero in Parlamento nel 79, dal 79, sostenni quella fase che teneva giusto. Ora, guardandola con gli occhi di fuori, devo dire che per quella fase, per come fu gestita, costituì il presupposto per la statalizzazione dei partiti politici. I partiti cominciarono ad essere parti dello Stato, non parti della società, abbandonando la società. Ecco, Moro fu quello che disse l'Italia ha bisogno di democrazia compiuta. La democrazia non è compiuta se le grandi forze non possono avere un'alternanza al governo. Sappiamo che c'è un veto, soprattutto degli Stati Uniti, della NATO, però il paese siamo noi. Rischiamo di crollare tutti. E allora bisogna aprire questa fase, questo è il ruolo che gioca Moro. E il giorno in cui fu ucciso, fu un caso soltanto, si andava a fare un governo che avrebbe avuto anche l'appoggio esterno del Partito Comunista. Io conosco quella vicenda,
So che se non ci fosse stata l'assassino di Moro, il sequestro di Moro, non ci sarebbe stato il consenso del PC, perché non si era d'accordo sui nomi che erano stati messi al governo. Poi la strage copre tutto, no? Naturalmente. Ecco, quindi era questo, Moro questo stava facendo. Il suo è l'unico caso di uomo di Stato sequestrato e ucciso in tutto il mondo occidentale avanzato, non ce ne sono stati altri. E Moro che cos'era? Aveva grande potere? No. Io mi ricordo che una volta all'Università di Bari si era nel corridoio, si usciva dalla lezione, e il segretario della DC di Bari andò incontro tutto gioioso dicendo: «Presidente, presidente, possiamo avere il sindaco di Bari?» Cioè la corrente morotea poteva avere il sindaco di Bari. E lui disse: per carità, cioè era un pastino, un imbroglio, insomma, una cosa che non andava bene, ti mischiavi in piccole robe, per carità non ne facciamo nulla. Era questo Moro, cioè non è un uomo che mirava, come dire, al potere ad ogni costo. Capiva che quella sarebbe stata, come dire, una concessione poi da pagare duramente dopo, e quindi lasciò perdere. Moro era l'intelligenza. Lui sottolinea molto l'intelligenza degli avvenimenti, cercare di capire bene che cosa stava accadendo. E guardate, sapete qual è la cosa più singolare? Che Moro fu l'unico uomo politico che capì che nel mondo giovanile stava agitando qualcosa di nuovo e di diverso. E lo disse. Disse: dobbiamo cercare di capire questa domanda di maggiori diritti, di maggiore libertà che c'è nella società italiana, che i giovani esprimono, prima che prenda una strada sbagliata. E la cosa che a me sembra la tragedia greca, che lui, uomo politico unico, che aveva cercato di capire quei ragazzi, quei giovani, fu ucciso unico proprio da quei giovani che lui voleva capire. È unico. Cioè c'è un dato, come dire, drammatico in questo dato. Io cerco di capirli e quelli mi uccidono. Perché... E c'è un punto su quale qualcuno, chiunque di voi può fare la sua riflessione, ma insomma il punto è stato questo. Quali sono i problemi che ha posto il sequestro prima, poi la strage, poi l'assassinio? Solo le Brigate Rosse o anche altri? Guardate, deve essere chiaro, Moro voleva l'accordo con i comunisti e voleva un rapporto diverso con i paesi arabi. Ed era stato antesignano di una politica di apertura nei confronti dei paesi arabi. Entrambe le cose non erano gradite ai due grandi soggetti politici dell'epoca, Unione Sovietica e Stati Uniti. Non lo volevano entrambi. Gli Stati Uniti, capite perché, vedere i comunisti in campo, nel governo, in una piattaforma come l'Italia, nel Mediterraneo, con un dialogo particolare con i paesi arabi, avrebbe scombussolato i meccanismi delle alleanze. L'Unione Sovietica non voleva, non interessava, perché era una turbativa. Altro avere a che fare soltanto con gli Stati Uniti, altro avere a che fare con questo nuovo soggetto che rischiava di diventare un soggetto nel Mediterraneo di una certa forza. Detto questo, vi prego di considerare questo aspetto. Quando avviene una strage di quel genere e un sequestro di un uomo così, tutti ci vogliono metterci le mani. Tutti. Per capire, per sapere, per cogliere se qualcun altro, faccio lo Stato A, dici: ma mica ci sono stati quelli dello Stato B? Andiamo a vedere. Quelli dello Stato B, dico: ma vogliamo mica che siamo qui? Andiamo a vedere. O qualche piccolo servizio di sicurezza di piccolo paese, cerchiamo di fare un favore al nostro dante causa importante, no? Mettiamoci anche noi le mani. Quindi in quel contesto, Cossiga, che era ministro degli interni, allora si accompagnò ad un singolare personaggio mandato all'amministrazione americana, Piscinski, il quale pose come primo problema: Moro va eliminato. Non era questa la linea, naturalmente, di un governo, doveva essere salvato, non eliminato. Perché dice: comunque se torna un elemento di disturbo non si può fare niente. Cioè, e se voi avete letto, se non lo fate, non avete, fatelo, la bellissima intervista che ha fatto Giovanni Moro. Giovanni richiama a un certo punto, verso la fine della sua intervista, che quando la famiglia spingeva per un'interlocuzione con le BR, e disse: meglio che perisca uno e si salvi la nazione. La risposta fu questa.
Quindi molti tentarono di metterci le mani in questa vicenda. Se questo mettere le mani portò un risultato, non portò, non lo sappiamo francamente. Ma guardate, il terrorismo è la struttura più permeabile di tutte. Sembra strano, perché non essendoci chiarezza di relazione e di rapporti, può entrarci parecchia gente, magari con tutti i pedigree in regola. Chi fece arrestare il nucleo storico dei Brigati Rossi fu un prete, che veniva, padre Girotto, che veniva dalla lotta armata in Sud America, che con questa allure entrò in Italia, entrò in contatto con le BR, ne divenne parte costitutiva e poi li denunciò. È l'unico, non è l'unico. Ma voglio dirvi, non pensate che il gruppo terroristico sia un gruppo, come dire, cementato, chiuso come l'opera che abbiamo, di cui ci ha parlato benissimo l'autore. No, sono gruppi permeabili perché non c'è chiarezza di relazioni. I gruppi erano compartimentati. Il gruppo X non doveva sapere che era fatto il gruppo Z, perché se preso non doveva denunciare. Capite? Questo è il sistema. Naturalmente Cristina, può darsi che in qualche gruppo ci fosse degli infiltrati, non lo sappiamo francamente, però è un dubbio che è emerso in più volte. Nello Stato furono tutti leali? No. No. Ci fu chi si adoperò per la liberazione, ci chi si adoperò perché la liberazione non ci fosse. In quel momento viviamo il capo della polizia, il comandante generale dei carabinieri, il comandante generale di finanza, i capi dei servizi, tutti iscritti alla loggia massonica eversiva P2, che non aveva tutti. Sembrava che aveva fatto un concorso, insomma, tra quelli della P2. Se non avevi quel titolo non entravi. Tutti lì, e la logica di quell'organizzazione era impedire che ci fosse un peso particolare di Moro e i comunisti al governo. Era su questo che avevano già avuto le carte. Ma pensate che lo stato delle cose era talmente tale che quando chiedemmo al capo della polizia parlato in commissione, la prima commissione Moro, ne facevo parte, ma per quale motivo non siete, quando avete avuto il messaggio Gradoli, non siete andati via Gradoli? Risposta, capo della polizia, perché avevo lo stradario arretrato e Gradoli era una strada nuova che non c'era sullo stradario. Ma sapete chi, non so se avete letto qualcosa, chi fece il comunicato che era in un lago della Duchessa, era sepolto il cadavere di Moro? Fu un esponente della banda della Magliana, che con lo stesso tipo di carattere, allora voi non lo sapete, c'erano le macchine IBM che avevano la testina rotante, cioè una testina che tu battevi il tasto, girava a seconda della lettera. E quindi se tu ti portavi dietro la testina, con quel tipo di carattere potevi scrivere lettere che sembravano scritte dalla stessa mano, ma in realtà era la stessina, la mano poteva essere diversa, non so se è chiaro. Beh, non si capisce bene se con la testina delle BR o con un'accuratissima falsificazione, sta di fatto che persino la banda della Magliana ci mise le mani. Poi c'è qualche altro episodio che trascuro, che altrimenti vi porterei tutto troppo tempo. Ecco, non tutti furono leali, questo va detto. La battaglia l'abbiamo vinta, quelli della P2 sono stati cacciati da tutto. Questa è stata però una sconfitta. Moro andava liberato, ma andava liberato nella legalità con le forze di polizia. Guardate, lo stato di impreparazione era tale che era capitato, una volta capitò anche a me, ero con la macchina, con la scorta tra l'altro, fermarono, poi le scorte potevano anche essere fasulle, quindi fermavano tutti. Dopodiché ci lasciarono andare, controllo successivo dopo in un'altra città, aprono la scorta, c'erano due mitra, perché quelli che hanno fatto l'ispezione prima sono scordati i mitra nel portapacchi. Il livello era questo. Ma perché erano forze di polizia abituate all'ordine pubblico, non all'investigazione, al controllo dei scioperi, delle grandi manifestazioni e così via. Quello lo facevano benissimo, ma non, le investigazioni non sapevano farle. Tant'è che noi partimmo enormemente, quando ero presidente antimafia, qualche tempo dopo, 92-94, ho tenuto alcune lezioni ai servizi di sicurezza tedeschi per spiegare il metodo italiano di lotta al crimine organizzato, terroristico e mafioso, perché noi siamo diventati, grazie alle tragedie che abbiamo vissuto, capaci di avere un nostro metodo
su come si fanno queste cose, la nostra metodologia, la nostra capacità di indagine, che è considerato un modello, anche tutt'oggi, tutt'oggi è considerato un modello. Vi dico solo, insomma, fino a quest'ora l'Italia è l'unico paese europeo in cui non sono stati commessi attentati dall'ISIS. Dico fino a quest'ora. Un ruolo non secondario, sì, quando uscite, un ruolo non secondario è stato svolto dalle capacità di investigazione e di articolazione maturate in tutte queste tragedie che abbiamo vissuto. Moro scrisse circa 100 lettere, non tutte furono fatte circolare dal BR, l'ha ammesso anche recentemente uno dei terroristi. Ecco, molti si sono sforzati di dire lettere false, vere, amore. Guardate, una cosa molto semplice. Se io sono chiuso in quella cassa lì e nessuno mi dice che succede fuori, io non so che sta succedendo fuori. Scrivo cose su quello che posso intuire, non su quello che so. Allora, non possiamo leggere quelle lettere come se Moro fosse al corrente di tutto quello che si agitava fuori di lui. Quando voi scrivete con un'amica o un amico, e allora o quello ha le stesse conoscenze vostre, oppure l'altro non vi capisce. E così viceversa. Solo una tendenziale parità di conoscenze dà una chiave di lettura delle corrispondenze. Ma dove la parità di conoscenze non c'è, è chiaro che è difficilissimo. Quindi quando si parla delle lettere bisogna stare molto... Anche per quale motivo alcune lettere non furono consegnate? Perché? Cosa contenevano? Questa è una domanda a cui i terroristi non hanno mai risposto. Il problema più drammatico fu quello della trattativa. Doveva trattare o non si doveva trattare? Poco tempo prima era accaduto che in due casi di sequestro di persona familiari avevano pagato il riscatto e il sequestrato era stato ucciso. Quindi nessuno consentiva. Ma vi dico questo. Ora, io ho grandissimo rispetto per la famiglia, sono amico di Giovanni in particolare, ma insomma, e capisco bene che le posizioni della famiglia sono diverse dalle posizioni che può assumere un organo politico, lo Stato, per carità. Bisogna sempre, come sono rispettoso nei confronti di coloro che invece spingevano per la trattativa, anche se non tutti per nobili motivi. Ma chi fu contrario per questo. Moro era un grande dirigente politico. Se avessimo trattato per Moro, avremmo dovuto trattare per chiunque altro fosse stato sequestrato. Quando mi fu richiesto un parere, io dissi questo: guardate, io per il lavoro che faccio conosco abbastanza bene lo stato d'animo delle polizie e della magistratura. Quello che facciamo per Moro bisogna farlo per tutti. Ma a questo punto qualcuno deve spiegare a carabinieri, polizie e magistrati per quale motivo loro devono impegnare mezzi, la vita, per arrestare qualcuno che sarà poi liberato 3 giorni dopo grazie a un sequestro di un passante. Se siamo in grado di spiegare questo, se non siamo in grado di spiegare questo, io credo poi dopo deciderà la politica. Io allora ero magistrato al Ministero, ma questo è un punto. Prevasse la linea della non trattativa, ma questo non vuol dire che non dovesse essere liberato, e si poteva fare, abbiamo visto, capito dopo, c'è un sacco di cose strane che sono accadute. Pensate addirittura che una stampante, una macchina tipografica dei servizi di sicurezza fu comprata da BR. Francamente un po' singolare che quando ci fu una perquisizione a tappeto nelle una via di Roma, dove tra l'altro c'era una base delle BR, la polizia bussò a tutte le porte, quando qualcuno non apriva la porta era sfondata e si controllava, un'unica porta non fu aperta e fu quella che era un covo delle BR. Insomma, sono cose che... E ancora adesso nessuno ha saputo spiegare quello che... per quale motivo quella porta non fu aperta. Allora, quando dicevo non tutti furono leali, voglio parlare di questo. E quindi la trattativa non fu fatta, era una opzione per le ragioni che vi ho detto. Però prima di passare alla conclusione, vuol dirvi una cosa che mi ha causato un certo fastidio, e credo non solo a me.
in queste ore, in questi giorni, stanno comparendo come testimoni gli assassini. Chi assassina non è testimone, è un attore. È un attore. È la sua... La sua parola... La sua parola non può essere un oracolo. Addirittura in una trasmissione recente ho visto, parlava uno di questi assassini, sotto c'era Comando di Viafani. Ma come Comando di Viafani? Come se fosse, come dire, un'organizzazione... No, era un gruppo di assassini che hanno sparato a Viafani. E che si sono permessi, dici che cosa si devono fare, vogliono fare, che gli agenti hanno sparato con ritardo, che li pensavano più preparati, ma scherziamo. Guardate, bisogna ristabilire, come dire, gli equilibri, con rispetto, per carità, hanno scontato la pena, ma chi ha ucciso in quel modo non deve più entrare nello spazio pubblico, non è testimone di nulla. Questa è la mia opinione. Soprattutto perché, giustamente, non è che ci raccontano tutto, raccontano quello che vogliono loro. E su che cosa costruiamo? Su che cosa costruiamo? La verità, su quello che ci dicono chi ha ucciso. Ecco, allora, le fonti ci sono ormai, la questione, secondo me, scompare dagli archivi del Parlamento, scompare dagli archivi della magistratura, è data ai bravi analisti, agli storici, è una questione che va vista con la freddezza dello storico analista in tutte le sue componenti. I meccanismi, tanto giudiziari quanto politici, hanno delle loro rigidità, che per fortuna l'analisi, la seria analisi giornalistica o la seria analisi di uno studioso e di uno storico non ha. E quindi io credo che la verità a cui tutti teniamo può venire di lì. Molte verità ci sono, non tutte. Non so neanche se era possibile averle tutte, però molte ci sono. Perché ho detto all'inizio, e sto per chiudere, che noi siamo figli di quella stagione. Perché se fosse, naturalmente noi parliamo di sé, se fosse andato avanti quel progetto, l'Italia avrebbe trovato una sua strategia, una sua via d'uscita. Perché c'era la possibilità di intravedarla. L'assassinio di Moro privò il paese di un grande interlocutore. E capite, un ponte si costruisce su due pilastri. Quando un pilastro crolla e il ponte non c'è più. E cominciò il paese ad essere privo di strategia. Tanto il Partito Comunista, di più, quanto la Democrazia Cristiana, e cominciò il declino di queste forze politiche. E quindi addirittura poi un processo di iperstatalizzazione di tutti. Voi siete troppo giovani, se vi capiterà di vedere su internet un'intervista che fece Eugenio Scalfari Berlinguer qualche anno dopo, lui parlò di statalisti, i partiti sono diventati non più pezzo della società, sono pezzi dello Stato. Il che vuol dire che la società è lasciata sola. E guardate, se oggi noi ci lamentiamo che la società è lasciata da sola rispetto a soggetti o corpi capaci di aggregarla, condurla, eccetera, così, e viene di lì. La statalizzazione dei partiti che ancora oggi ci affligge viene di là. Non ci conoscete voi un dirigente politico che non sia parlamentare, consigliere regionale, consigliere comunale o sindaco, così via, no? Che lì c'è l'unico luogo di interesse, che la società è diventato un luogo privo di interesse, per cui la società poi si ribella. Vuole essere ascoltata, vuole essere sentita, vuole giustamente pesare. E giustamente chi li ha ascoltati è stato riconosciuto, questo è importante. Ma in questo senso io dico che l'Italia di oggi è in qualche modo figlia di del fallimento di quel progetto politico, che abbiamo negli anni 80, in cui esplode il debito pubblico, perché per tenere insieme il paese aumenta enormemente la spesa sociale. Poi c'è Maastricht che ci dice che non si può più fare la spesa in quel modo, per cui la spesa va contenuta e cominciano i problemi gravi della situazione italiana. Ecco, dico questo perché il filo va ricostruito in questo modo, però non dimenticate le cose. Primo, Moro l'hanno assassinato i suoi assassini. Lo dico perché c'è una tendenza, però se lo Stato avesse... Avete sparato voi, sia chiaro questo. L'avete sequestrato voi, avete ucciso voi, avete sparato voi. Se questo è chiaro, poi discutiamo, ma questo è il punto di partenza. Dire, come ho visto dire in questi giorni, beh, però lo Stato è no. Chi ha ucciso, ha ucciso. Chi non ha ucciso, non ha ucciso. Mi è capitato
nel 1981, agosto, di essere chiamato da un gruppo di terroristi detenuti a Milano, io mi occupavo di queste cose nel mio partito, di incontrare una delegazione del Partito Comunista, io ci andai. Il dibattito avvenne così, noi voi, come se fossimo uguali, se no guardate ragazzi, avete capito niente, voi siete gli assassini, noi siamo le vittime, e non siamo uguali. Finché non capite questo, guardate, tanto avete l'ergastolo, avete tempo per pensarci, noi ce ne andiamo, quando cambiate idea poi ce lo dite, ce ne andiamo. Tre anni dopo ricevete una lettera di quelli che disse: abbiamo capito, ora vogliamo discutere, capendo com'è la situazione. Insomma, c'è bisogno di un certo rigore in questo tipo di cose, perché le confusioni sono irresponsabili. Ci vuole responsabilità quando si affrontano queste questioni. Nell'ultima lettera che Moro scrive alla moglie, dice: mentre lasciamo tutto, che di tutto resti qualcosa. Mentre lasciamo tutto, aveva capito che avrebbe ucciso, che di tutto resti qualcosa. Io credo che la giornata di oggi è questo qualcosa, è parte di questo qualcosa che è rimasto. Bene, io sono, dalle facce, dagli applausi, penso tutti quanti noi straordinariamente grati a Luciano Violante per quello che ci ha raccontato, per come ha ricostruito tanti aspetti, per come ci ha portato nel profondo di quello che oggi volevamo ricordare. Lui ha iniziato dicendo: non un ricordo, una fotografia fredda, ma fare memoria, a capire che cosa interessa nella nostra vita di oggi, di quella vicenda per voi così remota, capitata molti anni, decenni prima che nasceste. Però a questo punto abbiamo ancora tempo, abbiamo la fortuna di avere qui Luciano Violante, abbiamo la fortuna di avere qui Francesca Arena. Io vorrei chiedere a voi se c'è qualcuno che vuole fare domande o fare considerazioni, dire la sua opinione. Insomma, abbiamo capito che parlare e riflettere insieme è l'essenza della democrazia. Per questo, come dire, la parola a chi la chiede. Qualcuno che abbia il coraggio di rompere il ghiaccio, naturalmente. Buongiorno. A me è interessato molto quello che ha detto sul ricordo, che la fotografia fredda, no? Perché io provo sempre un certo fastidio quando mi si chiede, come artista, mi si affibbia sempre questa parola della memoria, che trovo un po' pesante, perché per dirla fino in fondo, di solito l'artista, credo almeno, gioca per i fatti suoi, no? Mentre invece la memoria credo sempre che abbia un'accezione appunto ampia, collettiva. E a me invece piace purtroppo parlare più di ricordo o di ricordo personale. E allora ho pensato, visto che sono anche d'accordo con la definizione che ha dato di fotografia fredda, forse che un possibile ruolo dell'artista è quello di fare questa fotografia un po' più colorata, ecco, un po' più condivisa, ecco. Questo volevo dire. Un'altra piccola cosa, io invece sono del 67, quindi avevo 11 anni, e ricordo perfettamente le scarpe di mia madre. Aveva degli orrendi tacchi tipo zeppa, perché allora andavano, e questa cosa ovviamente è indelebile, considerando che sono nato a Firenze e ho abitato sempre a Bologna. Bologna è una città che ha praticamente una scia quasi interminabile di questioni pubbliche legate al terrorismo, oltre che anche incidenti, e di questi, per il fatto che ci ho abitato, insomma,
ho dei ricordi appunto precisi, viene fuori quasi una specie di pantheon terribile, no? della storia di quegli anni, insomma, ecco. E allora volevo dire questo perché io frequento sempre il mondo dell'arte, persone adulte, e mi sono reso conto che per la prima volta mi trovo vicino con dei ragazzi giovani, no? Sembra una cosa strana. E quindi non so bene se questo pantheon che ho di immagini pesanti, perché poi sono, come vi ho detto prima, sono tutte legate a questioni appunto serie, sia una cosa positiva o una cosa negativa. Quindi la questione è veramente, insomma, fra il tutto e probabilmente il poco, ecco, ma questa è una questione che non so bene darmi una risposta. Ecco questo. Grazie, grazie davvero. Salve, io volevo prendere spunto sono il professor Di Martino del liceo Manara, ho qui una classe dell'ultimo anno che per timidezza non si espone, però insomma sono ragazzi tutti molto, molto interessati a tutto il dibattito, a questo evento che è così, ho fortemente voluto come partecipazione. Ecco, semplicemente chiedere al presidente Violante questa faccenda che lei ha sottolineato, che io trovo anche molto scandalosa, questa dell'esposizione dei brigatisti, degli ex brigatisti, eccetera. Cioè, perché non si riesce ad impedire che le TV abbiano questa libertà di poter trasmettere come fossero appunto attori le immagini, le dichiarazioni, insomma, come se fossero in una drammaturgia scritta, in un... Ecco, che cosa si può fare di concreto per impedire che ciò accada? C'è un problema, come dire, di natura etica che poi però tecnicamente come va risolto? Cioè ci potrebbe essere una legge apposita che possa impedire che ciò accada? E poi, ecco, un'altra domanda la faccio a nome di un ragazzo che me l'aveva suggerita: c'è la possibilità che torni una stagione terroristica? Cioè, noi sappiamo, siamo ancora, diciamo, in lotta. Io sono siciliano, ho conosciuto anche lei a Riesi quando lei era presidente della commissione antimafia, e così bene, insomma, divulgava il messaggio dell'educazione alla legalità, eccetera. Quindi. E la mafia ancora si sta lottando. Il terrorismo pare che sia stato sradicato, l'ultimo attentato che lei ha citato, quello di Bologna, no? E è possibile che ci sia un ritorno? Perché la memoria, che è stata sottolineata anche dalla Melandri all'inizio, è fondamentale. È possibile che questo accada? I ragazzi si chiedevano questo. Grazie. Un'altra domanda e poi vediamo, dai. A Luciano, intanto ringraziando tantissimo Luciano Violante per questa bellissima racconto-relazione. Io, Luciano, vorrei chiederti due cose. Allora, intanto forse ai ragazzi dobbiamo, tu l'hai detto, è solo una sottolineatura, insomma, lo Stato alla fine ha vinto. E uno degli strumenti che ha consentito di vincere, anche se con scie, perché io per esempio, poi ripeto, ognuno ha la sua biografia, io ho ancora negli occhi il ricordo del cadavere di Ezio Tarantelli nella facoltà di economia che frequentavo all'epoca, anni dopo. Quindi, insomma, non è che è finita dopo Moro, però no, la domanda, non voglio riprendere la conversazione, ma la domanda è questa, anche in riferimento a quello che tu dicevi, come dire, Moro e Falcone come i due eventi, diciamo, di apice di queste organizzazioni criminali, che poi da quei due eventi cominciano a declinare.
quanto ha pesato e quanto è stato importante, diciamo così, la legge sui pentiti, cioè il pentitismo, quanto è stato quello lo strumento per vincere? Prima domanda. Seconda domanda, molto più recente. L'ultima commissione bicamerale d'inchiesta sul caso Moro ha presentato le sue conclusioni a dicembre scorso. Ecco. E saranno consegnate, credo che non siano ancora state consegnate, o sono state già consegnate alla magistratura. Cosa ti aspetti? Cosa c'è? È finita la stagione delle commissioni d'inchiesta? C'è bisogno di indagare ancora ulteriormente? Allora, cerco di rispondere nell'ordine alle questioni. Vede, io credo che l'importanza del ruolo dell'artista, poi qui c'è un altro, forse lei può parlare molto meglio di me, è la libertà. Non è che deve stare dentro, ognuno legge, interpreta. Le opere, come dire, più evocative sono quelle che fanno più una connessione tra passato e presente o una lettura del presente più dentro, non colta. E comunque quello che dicevo sulla memoria, ricordo, eccetera, riflette un'analisi di tipo politico, se mi permettete, politico-costituzionale, ma certamente non avrei nulla da dire all'artista che cosa deve fare. Capisco che l'artista qualche volta prende un ricordo, elabora, ma già la stessa rielaborazione. Ieri ero al Madre di Napoli, dove c'è una mostra straordinaria tra Pompei, cioè quello, cose trovate a Pompei, e la modernità, con questo dialogo permanente tra il passato e il presente, qualche volta il futuro. E quindi dipende anche come le opere sono viste, sono lette, dove sono messe. Quell'opera messa lì significa una cosa, se la tiri fuori di là, la metti in un'altra parte, forse ha un altro significato. Quindi l'opera d'arte ha questa sua molteplicità di significati, e io francamente non mi sento di dire deve stare sul ricordo, sulla memoria. Questa, quando l'artista interpreta, interpreta. Poi dopo chi guarda, prima deve capire. E poi sarà lui ad interpretare quello. A me, per esempio, colpisce moltissimo che quando vediamo quadri sacri dal 500 al 700, le vesti dei protagonisti dei quali sono moderne, sono quelle del loro tempo, non sono quelle del tempo, no? Se fossero di oggi andrebbero con la giacca, la cravatta, la camicia, Gesù, gli apostoli, eccetera, no? Se li vediamo invece così, quindi vuol dire che in quel tempo l'artista aveva molto calato nella sua vita e nella sua storia la scena che voleva riprendere, che poi dopo non siamo stati più capaci di fare, che se guardiamo i quadri sacri del Novecento più recenti sono tentativi di ricondurci ai tempi originari, non più di lettura. Quindi. Per quanto riguarda le birre sui mezzi di comunicazione, noi siamo uno Stato democratico, non facciamo censure. Ci mancherebbe altro. Qui io credo che viene in fuori un'etica della comunicazione. Quelli dipende da che cosa gli fai fare. Se gli fai fare i protagonisti o, come dire, fai fare gli assassini, sono cose diverse. Se vuoi attingere da loro la verità o gli vuoi contestare con domande che non sono state fatte. Domande, ne ho visto un paio, non sono state fatte le domande che dovevano essere fatte. Da un giornalista bravissimo, capace, eccetera. Quindi c'è una certa soggezione, io ho notato, nei confronti di questi personaggi, i quali hanno detto quello che volevano. Hanno fatto anche disquisizioni di analisi politica. Ecco, perché io dico, guardate, molte volte mi è stato chiesto se ero disponibile ad un dibattito con qualcuno di questi. Ho anche detto per iscritto a voce, guardate, non sono disponibile perché il dibattito mette su un piano di eguaglianza e non siamo uguali. Rispetto a queste storie, non siamo uguali. Il fatto di essere da parti diverse è il fatto che voi ancora non avete riconosciuto che la vostra parte era diversa e non siete usciti, anche perché alcuni vi consentono tuttora oggi di essere, come dire, dentro quel bozzolo. Fa sì che non ci si può parlare in questi termini. Quando uscirete, se uscirete, si potrà discutere e parlare. Quindi io credo che c'è un problema di etica della comunicazione o di etica della professione giornalistica in questo, che qualche volta viene meno, non censura.
E guardate che la democrazia non si regge sulle regole, si regge sui comportamenti. Sui comportamenti. Possiamo fare le migliori leggi di questo mondo, poi se i comportamenti sono sbagliati, il contenuto della democrazia è tratto in comportamenti. E quindi perciò insistere molto sull'etica dei comportamenti credo sia significativo al di là di leggi e cose di questo genere. Il terzo problema, c'è la possibilità che torni questo terrorismo, diciamo. Beh, allo stato delle cose che sappiamo sinora direi di no. Ci sono state forme che mi hanno preoccupato, devo dire, di aggressività politica. Quelli che fanno la postazione sotto la Repubblica, quelli che entrano nel centro, di quelli che discutono sull'accoglienza ai migranti e leggono il documento. Lo dico perché sono segnali cui bisogna prestare attenzione, senza esagerare. Guardate, nel 1923 uno dei grandi giornalisti italiani, Arrigo Benedetti, fece un'intervista a Hitler pubblicata da un giornale torinese che si chiama Stampa Sera. Fa questa intervista, poi dice, ma conclude, questo non mi sembra un dittatore particolarmente pericoloso. 10 anni dopo si apriva il campo di Dachau e Hitler era al governo. Quindi bisogna essere capaci di leggere in quello che c'è, quello che può essere il futuro. Non so se, parlo a voi ragazzi, avete visto per caso in televisione il film Cabaret. Se avete visto, guardatelo. In Cabaret c'è una scena straordinaria, che qui sono due americani, ci sono, che parlano tra di loro. A un certo punto su uno spiazzo di una piazza, c'è un bar, si avvicina, poi dopo c'è un drappello della Hitlerjugend, della gioventù hitleriana, non c'è ancora il nazismo al potere, in divisa, che si avvicinano, si piazzano al centro e cominciano a cantare un canto nazista, che tra l'altro è un canto che tradotto in italiano cantano oggi alcune organizzazioni neonaziste italiane. Cantano prima molto dolcemente, il canto è dolcissimo. E la gente prima li guarda con un po' di attenzione, simpatia, poi si alzano in piedi anche loro, si alzano in piedi e cominciano a cantare. Ma il canto, man mano che va avanti, diventa sempre più martellante. Lascia il tono dolce e diventa un canto militare. E tutti lo seguono. Verso la fine si mettono il cappello militare, fanno il saluto nazista e concludono. E molti fanno il saluto nazista di quelli che stavano lì. A me ha colpito perché è una traduzione dal punto di vista artistico straordinario di come da alcuni germi, se la società non sta attenta, possono derivare poi processi dissolutivi. Perciò dico, allo Stato io credo di no. Bisogna però stare molto attenti perché, e qui passo alla questione che poneva Giovanna. Giovanna, io preferisco dire la Repubblica, non lo Stato, perché ci furono pure anche i cittadini. Guardate, le manifestazioni di cittadini che si tennero in tutti i giorni furono straordinarie. Io conoscevo bene, conosco bene quelle di Torino. In tutti i comitati di quartiere c'erano ogni sera assemblee in cui chiamavano alcuni di noi, eccetera, a parlare del terrorismo, a spiegare cos'era. Ci fu uno scontro di polizia e giustizia, ma ci fu anche uno scontro culturale in cui si spiegava che le cose che questi dicevano stavano nei cieli di terra, e leggevi il comunicato e glielo spiegavi, leggevi le posizioni, cioè ci fu una maturazione della società. E le grandi manifestazioni di piazza non furono manifestazioni ordinate dai partiti, una parte della società, una parte, non tutta, ma sentì che lì c'era un problema che riguardava tutti quanti, il futuro del paese. E quindi perciò ha vinto quella parte onesta dello Stato e ha vinto la parte onesta della società, perciò la Repubblica. La legge sui pentiti, ma voglio raccontare una cosa che non pochi sanno. Quale fu la legge più importante? Ci accorgemmo di una cosa, che essendo stata emanata una legge che stabiliva che chiunque ospitava in casa, la ricorderete, qualcuno, per più di un giorno o due giorni, amico, doveva denunciare questa presenza all'autorità di polizia, e chiunque affittava doveva denunciare l'affitto all'autorità di polizia. E naturalmente la voce che spargemmo
che c'erano immensi uffici che schedavano tutte queste cose, non vera perché arrivavano milioni di configurazioni, però la paura c'era. Allora, che cosa fecero? I terroristi furono costretti a comprare gli alloggi. Naturalmente non potevano comprare con i loro documenti, compravano con documenti falsi. A questo punto si andava dai notai di ogni città e ci si faceva dare l'elenco delle case comprate. Si verificava i documenti, laddove quel documento non corrispondeva a un personale assistente, c'erano le BR. Cioè, una cosa banale, se volete, non so se è stato chiaro. Quindi si andava e li si beccava sempre. Dopo si scoprì, ma come vedete, questa cosa servì più dei collaboratori. Io il termine pentiti sinceramente non l'ho mai usato, per una ragione laica. Io non so se erano pentiti o meno, erano fatti loro. Ma lo Stato non deve indagare se uno è pentito. Hanno collaborato? Hanno fatto sequestrare armi? Hanno salvato vite umane? Hanno bloccato operazioni terroristiche? Benissimo. Io te lo riconosco. Devi avere 30 anni, ne avrei 20, tanto io ho salvato vite umane, ti ho tolto armi e soldi dalle mani, sono andato avanti. E ho dimostrato che non siete un'organizzazione d'acciaio. No. Il premio ai collaboratori, guardate che quando mi capitò di fare in Parlamento l'intervento del mio partito su questa legge, io addirittura mi dimenticai di citare questa parte. Antonello Trombadori mi si fece e dice: Violante, hai fatto benissimo, però ti sei dimenticato una cosa importante. Dice, guarda, quella dei pentiti. E dice, sì, però guarda, che io in galera ci sono stato, lui era nell'organizzazione antifascista durante il fascismo, e ti assicuro che quando questi stanno in galera, poi parlano. E infatti, non solo, ma poi ne facciamo una legge sui dissociati. Mentre il pentito doveva dire tutto quello che sapeva e così via, il collaboratore, il dissociato era quello che parlava solo di sé, senza accusare gli altri. E quella fu un secondo passaggio importante. Il terzo passaggio fu quello, anche quello poco noto, delle cosiddette aree omogenee. L'allora direttore delle carceri, che era un uomo che dimostrò molto coraggio in quella circostanza, si chiama Niccolò Amato, adesso fa l'avvocato, mi chiese, disse: Luciano, che dici se tutti quelli che sono terroristi li mettiamo nel nostro posto? E guarda, c'è una roba, come la gestiamo sta qua? No, però quelli che hanno dato segno di voler discutere, non quelli... Dice, ma può essere che cominciano a discutere, insomma, costituimo, la DC disse a me, se lo fate, se voi siete d'accordo, siamo d'accordo anche noi, era questo in genere, l'atteggiamento che tenevano. Io avevo dei problemi nel mio partito, ma li risolsi, si fecero le aree omogenee, che furono una cosa molto importante, perché tutti quelli che avevano partecipato alla lotta armata, insieme, potevano discutere quello che avevano fatto e cogliere il loro fallimento. E quindi fu un contributo all'ulteriore dissoluzione. Qui le tappe legislative furono tre: prima i pentiti, poi i dissociati e poi le aree omogenee, e questo ci aiutarono moltissimo. Ultima cosa: se è finita la stagione di commissione d'inchiesta, io credo di sì, ma non per un senso come di resa, come mi è sembrato di accennare prima, devono essere gli analisti, devono essere a mio avviso gli storici a prendere in mano tutto e a guardare con l'occhio di chi deve ricostruire una verità qualunque essa sia. Perché devo dire che una commissione parlamentare, per quanto onesta e chiara sia, è fatta di parti politiche, giustamente. Allora, se tu indaghi su fenomeni di questo genere, e devi avere la competenza anche delle persone per affrontare, se tu vai lì soltanto per compiere una battaglia di prevalenza politica, è chiaro che la cosa non è stata così sinora, ma l'impressione è che adesso si rischia di continuare a rimestare in cose già note. Gli archivi sono strapieni, tre commissioni, il ministero Renzi, ministro, presidente del Consiglio, ha tolto qualunque forma di segreto su qualsiasi documento, qualsiasi giornalista o analista può andarlo a studiare, qualcuno l'ha fatto. Quindi voglio dire, oggi la materia è affidata all'intelligenza degli analisti, dei giornalisti seri, questa è la mia opinione, storici, perché gli altri due soggetti, magistratura e politica, agiscano dentro vincoli.
Oggi deve cessare la stagione dei vincoli e quindi l'indagine deve essere libera. E credo che nulla più di giornalisti bravi e di storici bravi possono darci un contributo. Grazie. Allora io adesso vorrei invitare tutti voi a seguirci nella Galleria 1, dove vediamo l'opera di Francesco Arena, l'opera della Biscotti e l'opera di Flavio Favelli, che anche ringrazio per essere venuto con noi oggi qui. Grazie.